Ciao, oggi prepariamo insieme una ricetta che mi avete richiesto davvero in tantissime. Sono i miei pancakes all'avena senza zucchero. Io li accompagnerò con una salsa al cioccolato che ha veramente del miracoloso. Non a caso l'ho proposta a Miracolo Italiano su Radio 2 dalla Laura e Fabio Canino. Naturalmente trovate tutti gli ingredienti nel dettaglio in fondo al video. E l'ingrediente miracoloso che ho utilizzato sono i semi di chia, che oltre a fare benissimo alla salute hanno anche delle proprietà addensanti. Quindi io ho frullato insieme, diciamo, del cacao insieme a poca acqua, si può utilizzare anche il latte di soia o qualche dattero, e ho unito i semi di chia, poi ho lasciato riposare. A parte invece ho trasferito i miei fiocchi d'avena, ho unito un po' di vaniglia, un pizzico di scorza di limone, un po' di semi di lino, dei datteri e ho aggiunto l'acqua. Se preferite, latte di riso. Successivamente ho scaldato una piastra, una in questo caso elettrica, antiaderente. Mi raccomando, l'antiaderente in buonissimo stato deve essere. E poi ho cucchiaiate il mio impasto per formare dei pancakes. Naturalmente va benissimo anche una normale padella antiaderente, magari dal fondo spesso. E dunque, quando sono dorati e si riescono a staccare bene dalla superficie, i pancake si possono dire cotti. Li andiamo a trasferire in un piatto e poi li possiamo guarnire con la nostra crema, che vedrete nel frattempo si sarà addensata. Il mio consiglio è quello di prepararla la sera prima. Perché? Perché così si addensa naturalmente, non avete attesa e ve la trovate pronta al mattino. Che non è cosa da poco, visto che si va sempre di corsa. Dunque, per fare una ricetta un po' a tema stagionale, io ho utilizzato anche un po' di melagrana, un frutto ricchissimo di antiossidanti. Ora passiamo all'assaggio. Che dire, questa è una ricetta che decisamente mi piace e mi fa bene. Ciao, buona colazione a tutti e alla prossima!